Amici di Telegolfo, benvenuti al Palafabiani di Formia. Stanno per scendere in campo il Metaformia che ospita la Fortitudo Roma per la terza giornata di ritorno di questo campionato. Andiamo a dirvi immediatamente quali sono i giocatori che hanno portato i tecnici a sfidarsi questa sera per il Formia: con il numero 0 Di Rocco, 4 Polidori, 8 Cronini, 10 Rodriguez, 11 Varga, 14 Manarelli, 16 Porfido, 17 Perez, 18 Norvedo, 24 Meschino. Agli ordini di coach Giovanni Di Rocco. Per quanto riguarda invece la Fortitudo Roma, agli ordini di coach Marco Polidori, con il numero 0 Mabor, 2 Cusenza, 6 Martinelli, 8 Delle Cave, 9 Giannini, 10 Reale, 12 Ghirlanda, 13 Digno, 14 Gianni, 15 Zosca e 18 Barraco. I direttori di gara di oggi, mentre vi vado a presentare chiaramente i membri dello staff di oggi, in cuffia Davide Guzzardi e in alle riprese Tiziana Palumbi. Direttore di gara è Alessio Paccarie. Secondo arbitro è Luca Pastore. Palla 2, è stata già smistata, è iniziata la terza giornata di ritorno. Primo possesso per la Fortitudo Roma in completo nero, che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri tre schermi. Col completo bianco il meta, subito ci prova da fuori il numero 12 Matteo Ghirlanda. Rimbalzo catturato dagli uomini del meta che fanno girare subito il pallone. Rodriguez per Porfido, lascia a Cronini, controlla le distanze dai compagni, poi si butta dentro, lascia andare per aria il pallone. Il balzo toccato da Perez, palla che finisce fuori, l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Fortitudo, palla quindi per il meta. Cronini, sfida l'uno contro uno il numero 6 Martinelli, poi la palla arriva a Perez che non riesce nel tapin. Fortitudo in possesso, avanza con Digno. Ghirlanda, ancora Digno, si muovono i compagni, difficile lo scarico e riesce, la palla poi arriva al numero 18 Barraco che non riesce a segnare, ma arriva il fischio dell'arbitro. Schiato quindi il primo fallo di questa partita che manda in lunetta il numero 18 Barraco. Errore dalla lunetta per il primo libero. Secondo invece va a bersaglio, si sblocca la partita 1-0. Sono quasi commentare una partita di calcio, il primo punto per la Fortitudo. Rodriguez, Coronini prova senza guardare, la palla dentro verso Perez,
non è pronto, meglio, non è preciso il passaggio, c'è stata anche una deviazione. La palla resta in possesso degli uomini di Rocco. Perez per Norbedo, ha spazio, preferisce aspettare, va da Porfido, il tiro da tre però è cortissimo, non riesce Rodriguez a salvare il possesso. Palla per la Fortitudo, polveri bagnate per la meta in questo primo minuto e mezzo quasi di partita. Martinelli, Norbedo lo marca da vicino per rallentare l'azione d'attacco della squadra ospite. Digno porta a spasso il pallone nella difesa, poi si ferma da tre, va al tiro lungo, secondo ferro, il rimbalzo catturato da Rodriguez. Norbedo, Coronini dentro ancora senza guardare per Porfido che attacca il ferro e i primi due punti del meta li mette a segno Porfido. Digno palleggia, arresto e tiro e due punti per il numero 13 che riporta avanti la Fortitudo 2-3. Norbedo si allarga, Perez che riceve, va da Porfido, si gira, un tiro difficile con poco ritmo, sbagliato da Porfido e subito dall'altra parte velocemente la Fortitudo, lo scarico sul lato, sbaglia il passaggio, palla persa, passaggio impreciso di Digno, Luca Digno. E Formia che può tornare ad attaccare. Coronini butta dentro, lascia andare per il pallone che doveva essere per Perez, catturato però proprio da Digno che rilancia l'azione della Fortitudo. Il fallo di Porfido su Giannini, primo fallo per Porfido. Fortitudo con Digno, avanza adesso il pallone per Barraco, spalla a canestro, marcato da Perez, si gira, riesce ad attaccare il ferro, sbaglia però la conclusione, quindi si va dall'altra parte, Porfido riceve, si ferma, palla ancora fuori, Coronini prova un passaggio al volo, ennesimo passaggio rischioso di Coronini, esce fuori un altro errore, questa volta però senza deviazioni, quindi il pallone è per la Fortitudo. Palla dentro a cercare ancora la penetrazione di Barraco, mette i punti numero 2 e 3 della sua partita, soprattutto i 4 e 5 della Fortitudo, 2 a 5 in questa prima fase del primo quarto. Coronini dentro per Perez, il pallone sporcato, Perez riesce a mantenere il possesso, prova un tiro da 3, difficile senza ritmo, sbagliato, pescato il rimbalzo dalla Fortitudo che avanza adesso, l'attacco trova il contatto con Perez, Giannini che non segna ma andrà in lunetta per due tiri liberi. Il primo fallo anche per Perez, è già il terzo fallo per il Formia. All'andata, mentre Giannini fa 2 su 2 dei liberi, la data finì 64 a 61 per la Fortitudo che si porta avanti di 5 punti in questo inizio di primo quarto. Stiamo avvicinando alla metà della prima, del primo spicchio di gioco. Perez dentro per Coronini, prova a muovere la palla velocemente in meta, Coronini spedisce il pallone sul tabellone, un'altra palla persa per gli uomini di Rocco che non riescono a trovare continuità in questa prima fase di partita come sta succedendo invece alla Fortitudo. Infrazione di campo per Mattia Giannini, il capitano della formazione ospite.
forte la pressione da una parte e dall'altra e induce all'errore i giocatori del Meta e della Fortitudo. C'è un fallo su Porfido, dovrebbe averlo commesso il numero 13 Luca Digno. Arriva quindi il primo fallo anche per la Fortitudo. Formazione che occupa la sesta posizione in classifica, 10 vittorie e 7 sconfitte il suo percorso in campionato fino a questo momento. Si trova una linea di penetrazione per Colonini che viene fermato però fallosamente. Fallo dovrebbe essere stato di Matteo Ghirlanda. Intanto Formia che può alimentare l'azione offensiva, 10 secondi allo scadere dei 24. Coronini, la palla che scotta tra le mani, Rodriguez la mette fuori per Perez, valeggio, arresto e tiro e ferro per Perez. L'attacco del Meta e continua a fermarsi sul palo piuttosto che in rete. Sotto canestro la posizione di Perez, arriva poi in volo il tap-in proprio di Matteo Ghirlanda, 2 punti per lui. E Fortitudo che continua a neutralizzare gli attacchi del Meta e andare a segno poi dall'altra parte, 2-9 il punteggio. Martinelli fuori, viaggia veloce la palla da 3, l'errore di Martinelli, di Ghirlanda, non so dove ha preso questo, Martinelli numero 6 di Ghirlanda. Perez lotta, 8 canestro, gli sporca la traiettoria, Rodriguez per bravo al rimbalzo, ancora un errore, tanti errori, troppi errori. Alla fine Rodriguez si prende il tempo che gli serve per andare ad attaccare il ferro e a far terminare l'astinenza del Meta, 5-9, torna a correre il tassametro degli uomini in maglia bianca. Ma attenzione adesso a questo attacco perché Rodriguez si perde Ghirlanda che mette a referto altri 2 punti per lui. 5-11 con 3.54 sul cronometro del primo quarto. Porfido, Coronini, Rodriguez, Perez dentro per la penetrazione di Norvedo che deve salvare anche il pallone dall'uscita dal campo. Poi Norvedo, una magia sotto canestro del numero 18. Risponde però Giannini. Ci deve essere un problema col segnapunti, mentre Norvedo spedisce in rete la tripla del 9-13. Martinelli lascia il pallone nelle mani di Ghirlanda per Barracco, ancora fuori il pallone per il capitano ma Giannini sbaglia. Norvedo subito dall'altra parte, gioco di gambe, Rodriguez va a portargli via una marcatura, Norvedo esce dall'area e si avvicina alla linea di metà campo, si avvicina Colonini che riceve il blocco di Perez, Colonini si butta dentro, lascia andare per il pallone in appoggio al tabellone, è un altro errore però del numero 8. Errore però anche dall'altra parte, bravissimo Norvedo a sporcare il pallone nelle mani dell'avversario. Rodriguez da fuori da 3, secondo ferro, rimbalzo alto e corto catturato da Giannini. Fortitudo in possesso che avanza con Martinelli, lascia proprio a Giannini, con calma aspetta che i compagni si posizionino, serie di cambi in area, poi Giannini va al tiro e mette a segno 2 punti con il fallo di Porfido. E arriva il momento di fermare il gioco. Time out e squadre che vanno verso le loro panchine. 2 punti di Giannini che sale già a quota 6.
e andrà anche in lunetta. Secondo fallo intanto di Porfido ed è il quarto del meta, già raggiunge quindi il limite quando mancano 1 minuto e 56 secondi alla fine del primo quarto. Dicevamo, il percorso della Fortitudo che nell'ultima partita giocata ha vinto contro la PAS Roma in casa 80-73, il meta invece viene da due sconfitte consecutive, tre partite consecutive giocate lontana dal Palla Fabiani, la sconfitta contro l'Alfa Omega 78-75, contro Anzio 83-74, l'ultima vittoria è in casa della Smith Roma 77-60. Si torna tra le mura del Palla Fabiani, dove il meta ha vinto 6 delle 7 partite giocate qui. Fattore campo importante, anche se in questo primo quarto sta avendo ragione la squadra di coach Marco Polidori. Intanto Giannini in lunetta e arriva l'errore, rimbalzo poi preso da Rodriguez che lancia Coronini. Porfido, palleggio di Potenza, raccoglie il pallone dopo il suo errore, alla fine però la sputa ancora la Fortitudo. Giannini va a prendersi il tiro da tre, ma era da due, quindi sono altri due punti per Giannini che si riprende, quindi dopo aver sbagliato il libero. Norbedo ci prova lui da tre, finisce giù Rodriguez, non c'è fallo, il rimbalzo raccolto degli uomini in maglia nera che attaccano, palleggio, arresto, scarico fuori per Giannini che stavolta ci prova da tre e arriva la tripla di un Giannini che sta letteralmente ammazzando il primo quarto, più 11 per la Fortitudo Roma, 9-20 quando manca un minuto tondo tondo alla fine del primo quarto. Norbedo, Coronini, l'intercetto quasi di Barraco che tocca il pallone sul lancio, diretto il pallone verso Rodriguez, Porfido va a sedersi per far entrare Mannarelli. 52 secondi ma alla fine del quarto, ma 5 secondi per chiudere l'azione offensiva per i ragazzi di coach Di Rocco, forma che deve darsi una svegliata al più presto. Ha già toccato quota 20 la Fortitudo e ferma a 9 la squadra di casa. Si muove Norbedo, Mannarelli sceglie Coronini, uno dei più imprecisi, e Coronini lascia andare per il pallone, scaduti 24 secondi, palla che non ha trovato il ferro, quindi va tra le mani degli uomini della Fortitudo che con calma adesso avanzano. 43 secondi alla fine del primo quarto, intercetto di Mannarelli, vola dall'altra parte in appoggio al tabellone, prende il fallo, per poco non converte anche il tiro, ma andrà in lunetta. Questo potrebbe bastare in questo inizio, secondo fallo per il numero 12 Matteo Ghirlanda e terzo fallo per la Fortitudo. Mannarelli mette il primo tiro libero e torna sotto la doppia cifra di svantaggio il Formia, 2 su 2 per Mannarelli. Possibile ultimo possesso per la Fortitudo mentre Rodriguez si fa scartare con un po' troppa facilità, poi Perez va a toccare, il rimbalzo viene comunque preso da Ghirlanda. Digno, discrepanza, il tiro da fuori sbagliato da Digno. Coronini subisce ancora il fallo, credo sempre del numero 12, che raggiungerebbe così, sì, fallo ancora di Ghirlanda e terzo fallo per lui, costretto quindi a uscire prima del tempo.
terzo fallo per Matteo Ghirlanda. Penso che lo vedremo in panchina anche per i prossimi quarti di gara, sotto magari l'ultimo. Intanto Coronini sbaglia il primo libero, non è una buona notizia perché il meta deve recuperare. Entra il secondo. Mentre l'ultimo tiro lo cerca Martinelli in equilibrio precario con tante difficoltà, finisce il primo quarto 12-20 in favore della Fortitudo Roma, che ha iniziato sicuramente in modo più convinto questa partita. Restate con noi perché tra poco c'è l'inizio del secondo quarto, sempre qui al Palla Fabiani. E rieccoci qui al Palla Fabiani di Formia, la partita di questa sera, meta contro Fortitudo Roma, 12-20 il punteggio alla fine del primo quarto in favore della squadra ospite. Meta in possesso che deve quindi recuperare 8 punti. Rodriguez, Spallacanezzo, lascia andare il gancio con il destro, 2 punti belli da vedere ma soprattutto importanti per iniziare il secondo quarto con il piede giusto. 14-20, punti numero 3 e 4 nella partita di Pablo Ariel Rodriguez. Dall'altra parte si gira bene Barraco a pareggiare subito i conti per quanto riguarda il punteggio interno al quarto. Coronini, qualche problema a controllare questo pallone, poi si butta dentro, fuori per Norbedo, finta il passaggio, prova ad andarsene da solo, si infila Norbedo che poi cade, non c'è fallo per l'arbitro, poi Mannarelli riesce a toccare, a impedire di segnare in transizione la Fortitudo. L'ultimo tocco, anzi no, forse c'è fallo addirittura, sì, fallo fischiato al numero 13, secondo fallo per Luca Digno. Mannarelli quindi che ottiene letteralmente il massimo da questa situazione, neutralizzando l'attacco e prendendosi un fallo che ridà il possesso di palla al meta. Risolvendo il pasticcio di Norbedo nell'azione d'attacco, dopo Norbedo che adesso smista per Mannarelli. Coronini si gira, va a canestro, prova il tiro, non riesce a convertirlo, comunque andrà in lunetta perché c'è il fallo del numero 6. Fallo di Martinelli, primo fallo per lui, tanto va a sedersi proprio Digno, mentre in campo Eric Gianni. Un solo punto per Coronini prima di questa sessione di liberi, 2-2, quindi diventano 3 i punti nella sua partita, 3-4 ai liberi. Si attacca la Fortitudo, la palla per il numero 18, l'errore, poi al rimbalzo salta il numero 22 che io non ho in lista. Vola intanto Coronini, 2 punti per lui. Cercherò di risolvere quanto prima questo problema. Nel frattempo segna con il 18 Barraco, 18-24 il punteggio. Norbedo, Rodriguez, sbraccia Rodriguez e mette in appoggio al tabellone, 2 punti difficilissimi ma come sempre fondamentali quando escono dalle mani del capitano. Eccolo qui il numero 22, pallone che finisce poi nelle mani di Giannini. Mannarelli che recupera palla, poi viene atterrato e fallo grave fischiato a Giannini.
Ancora un gran recupero di Mannarelli, che davvero ha fatto la differenza quando è entrato. Crescono Perez e Norbedo, rientrano, rientra Porfido e entra Varga. Entra il primo libero di Mannarelli. Ed entra anche il secondo. Formia che accorcia. 22 a 24 e possesso per gli uomini di Dirocco. Coronini. Rodriguez lascia andare il tiro da tre, buttato fuori e riconquistato ancora da Rodriguez. Porfido, Coronini, ci prova adesso lui da tre, e la tripla di Coronini, primo vantaggio per il Meta in questa partita, 25 a 24. Rimbalzo conquistato da Porfido mentre c'è il fallo di Delle Cave. Ed è il quarto fallo in questo quarto, con ancora 7 minuti da giocare. Raggiunge il limite la squadra ospite, possibilità quindi per il Meta di sfruttare anche i falli per andare in lunetta e cercare di allargare questo margine. Infatti si lamenta Polidori. Porfido si libera dell'avversario da Porfido, finisce giù, non c'è fallo. Coronini verso Rodriguez, di nuovo Porfido che tira da lontanissimo. Ed eccola qua la tripla di Porfido, attesa con ansia dal Palafabbiani, che salta in piedi. 28-24, Formia si è svegliato in questo secondo quarto. C'è l'errore di questo, del numero 22, doppio errore. Rimbalzo catturato dagli uomini di maglia bianca, Porfido per Rodriguez con tempo, spazio e prende la mira. Subisce il fallo di Barraco, andrà in lunetta per 3 tiri liberi. No, no, mi era sembrato di aver visto questo la segnalazione dell'arbitro, invece no. C'è il fallo, mi aiuta la nostra cara Tiziana Palombi a capire cosa è successo. Questo è il fallo di Varga. Primo fallo nel secondo quarto per il Meta. Tiro cortissimo, rimbalzo catturato da Dirocco, nel frattempo è entrato in campo Dirocco, Mannarelli, Rodriguez, Varga e Porfido in campo per il Meta. Mannarelli, eccolo Porfido, riceve, tira, secondo ferro, rimbalzo preso da Giannini che fa trasformare l'azione in offensiva. Delle Cave da tre, ci prova ed entra. Pallone morbidissimo che esce dalle mani del numero 8 in maglia nera. Torna a segnare la Fortitudo, che va a meno 1, 28-27. 5 e 16 da giocare nel secondo quarto. Rodriguez ancora lasciato completamente solo, prende la mira e ancora una volta sbaglia. Sembra quasi paradossale quando mette i punti più difficili. Ancora Delle Cave al rimbalzo, il numero 22 che segna. Torna avanti da Fortitudo, 28-29. C'è il fallo qui di Porfido, che cercava di prendere posizione, sbraccia e commette fallo. Time out chiamato da Dirocco,
e adesso cercherò di risolvere questo arcano del numero 22 approfittando di questa breve interruzione dal gioco, nel frattempo anche cercando di lasciare vuoti in questa cronaca. C'è il terzo fallo per Porfido. Cercare di capire quale giocatore sarà posata la maglia numero 22, perché non appare nella mia distinta e non ho idea in questo momento. Solo cercare di vedere quali sono i giocatori magari che mancano sulla panchina. Della Fortitudo, potrebbe trattarsi di Reale, che è indistinta con il numero 10, non mi pare di vederlo almeno fino a questo momento. Nel frattempo si gioca. Il rimbalzo preso, questa palla, questo attacco sfruttato male dalla Fortitudo di Rocco. C'è Rodriguez praticamente solo, lo va a prendere adesso Gianni. L'ultimo tocco è della Fortitudo. Quindi cercheremo di risolvere magari il problema all'intervallo per quanto riguarda questo fantomatico numero 22, che nel frattempo ha messo anche al referto due punti. Nel frattempo c'è la rimessa, 14 secondi, 4 e 21 sul cronometro del secondo quarto. Meta in possesso, Norbedo viaggia veloce, il pallone, Manarelli manda a vuoto un avversario, va al tiro, secondo ferro, rimbalzo lungo catturato dal numero 9 Giannini. Delle Cave subisce anche un blocco in volo, ma sbaglia il tiro e rimbalzo riconquistato dal Meta. Sempre 28-29 il punteggio. Norbedo, Mannarelli, una mezza idea di tirare che non diventa intera. Corrono i secondi sul chilometro dei 24, sono meno di 10 adesso. Rodriguez 7-6-5-4 per andare alla conclusione. Tiro sbagliato, lotta al rimbalzo. Alla fine il pallone finisce nelle mani di Norbedo, lo schiaccia a terra per Rodriguez, soluzione sempre più difficile quella cercata in questo momento dal Meta, che con 9 secondi sul cronometro quantomeno guadagna una rimessa. Di Rocco deve fare qualcosa per guadagnare qualcosina almeno dal punto di vista delle conclusioni. Esce Rodriguez, entra Perez. E quindi ringraziamo chi è riuscito a risolvere il nostro problema. Si tratta di Nicodem Zosca, quindi non ha il numero 15 ma ha il numero 22. Proprio in questo momento, tra le altre cose, è coinvolto perché commette fallo. In lunetta ci va proprio Perez, che è appena entrato, ha subito intanto il fallo che fa segnare il primo e il secondo punto della sua partita. Torna a mettere il naso avanti il Meta, seppur di una sola lunghezza, 30-29. Ecco Zosca, chiamato fallo. Credo a Varga, sì, a Varga. Secondo fallo per lui, terzo per il Meta in questo secondo quarto. Eric Gianni.
secondo ferro pescato da Barraco, il rimbalzo conquistato da Perez. Norbedo, Mannarelli esce dall'arco per i tre punti, il ferro gli dice di no, Norbedo però è rapidissimo a prendere questa palla, spizzata sotto canestro, c'è andare a penare il pallone, ancora sotto canestro, non riesce Perez a riprendere il rimbalzo, la marcatura qui dura di Mannarelli su Xhosca che va a prendersi il fallo. Primo fallo per Giorgio Mannarelli e quarto fallo di squadra per il Meta in questo secondo quarto. Ora entrambe le squadre hanno raggiunto il limite dei falli. Gianni da tre, il tiro, una parabola altissima, il rimbalzo finisce tra le mani di Rocco. Poi Varga si impiccia un po' con il pallone, ma perché è arrivato il fallo del numero 18, fallo di Barraco che va a parlare col direttore di gara. Primo fallo per lui, ma la cosa importante per il Meta è che il numero 11, Filip Varga Barzica, andrà in lunetta, ha già sbagliato il primo libero. Resta quindi a 0 il numero 11 fino a questo momento. Il secondo libero invece va a segno, riesce a mettere un altro punticino in cascina il Meta e mettersi avanti di due punti sulla Fortitudo. Barraco lascia ancora, gli torna il pallone e sono due punti per Barraco. Punti del pari a quota 31, 2-20, 2-19-18 sul cronometro del secondo quarto. Di Rocco, Mannarelli ha spazio per ragionare, davanti a lui c'è delle cave. Poi Perez pesta la linea, è una palla persa banale questa per la squadra di casa, pronto a rimettere piede in campo con Onini. Esce Mannarelli, autore di una prestazione più che maiuscola, ha letteralmente tolto le castagne dal fuoco al Meta nel primo quarto, in quell'abisso che si stava scavando. La sua intensità ha risparmiato dei canestri in transizione, di subire dei canestri in transizione ai suoi, e poi chiaramente ha dato il suo contributo anche in attacco con due punti nel primo quarto, due punti nel secondo, arrivati tutti da tiri liberi. Tanto Norbedo riprova a far carambolare il pallone su delle cave, non ci riesce. Rimessa per la Fortitudo che avrà 16 secondi in questo minuto e 59 che ci separano dall'intervallo lungo. Barraco, Xhosca, ancora Barraco, si gira, c'è un fischio, fallo di Varga, ancora basiti i giocatori del Meta per questa chiamata degli arbitri, arbitro che infatti adesso va a parlare con Di Rocco. Intanto dovrebbe essere terzo fallo per Varga. Non ho visto alzarsi la paletta del tavolo a bordo campo. Intanto c'è l'errore di Cusenza, numero 2, che tra altre cose è coinvolto, meno a quanto abbiamo sentito prima dell'inizio della partita. Intanto 0 su 2 di Cusenza, ma rimbalzo aggressivo Barraco che conquista il pallone e va a mettere i due punti del sorpasso Fortitudo. Mette in possesso Di Rocco, non serve Colonnini, lo serve adesso, sbraccia le cave, commette fallo, Colonnini andrà in lunetta. Time out per Marco Polidori, per secondo fallo per Gianni delle cave. Tanti falli
commessi questi primi due quarti di gioco, quando manca un minuto e 34 secondi alla fine del secondo quarto per andare all'intervallo lungo. Fortitudo che ha trovato la forza e il modo di ritornare avanti dopo il gran recupero del Meta, che si era rimesso avanti per la prima, si era messo avanti per la prima volta in questa partita. Aveva poi mantenuto sostanzialmente il vantaggio, seppur scalando ogni tanto con la Fortitudo sempre questi due punti, un punto. Adesso di due punti è avanti la squadra ospite nuovamente. A tre falli per il Meta, sono Varga e Porfido, tre falli invece per Matteo Ghirlanda, tre falli raggiunti già nel primo quarto, difatti non l'abbiamo più visto in campo. Abbiamo anche risolto questo giallo del numero 22, Nikodem Zoska, che era stato segnalato con la maglia numero 15. Intanto in lunetta ci va Coronini per i due liberi del possibile pari a quota 33. Il primo va a segno ed è una buona notizia per il Meta. Il secondo però esce, il rimbalzo è catturato dagli uomini della Fortitudo in due riprese delle Cave, davanti a lui Di Rocco, tensione alle mani di Di Rocco, delle Cave riesce a servire Zoska. Finta di tiro, fa saltare a vuoto Norbeto, la palla messa nell'angolo, torna per delle Cave, la stoppata di Perez e poi Colonini che non riesce a recuperare il pallone, lo recupera in via delle Cave, il tiro da tre però esce corto, primo ferro e rimbalzo corto pescato da Perez. Colonini può avanzare, stiamo per arrivare, arriviamo in questo momento meno di un minuto alla fine del secondo quarto. Perez per Norbeto, ha un'idea di penetrazione che non si concretizza, lascia invece a Coronini che attacca il ferro, cambio di mano, due punti per Coronini che rimedia l'errore dalla lunetta, riportando però avanti il Meta, 34 a 33 il punteggio, un solo punto a separare le due squadre, 32 secondi alla fine del secondo quarto, il tiro da tre, il canestro, la tripla messa a segno da Giannini che si era fermato a quota 11, miglior marcatore del primo quarto, adesso arriva a 14 il capitano e miglior realizzatore della squadra, Coronini per Di Rocco, è una fucilata e Di Rocco non riesce a prendere, i due che si guardano cercando di capire chi ha ragione e chi no. Nel frattempo esce Giacomo Barraco, entra Andrea Mabor, d'altissimo giocatore con la maglia numero 0. Time out intanto chiamato da Marco Polidori, 34 a 36, 7 secondi all'intervallo lungo, due punti di vantaggio per la Fortitudo che aveva chiuso il primo quarto sul 20 a 12 dopo essere stato però più di 11 punti di vantaggio nel corso del primo quarto. Poi è entrato Mannarelli a sostituire Porfido che aveva raggiunto i tre falli e ha dato la scossa che ha permesso al Meta di accorciare nel primo quarto e di passare poi in vantaggio nel secondo. Su questa discrepanza di due punti tra le due squadre sembra oro visto come si stava mettendo il primo quarto, ma in questo sport forse più che in altri i parziali interni valgono quello che servono, cioè a noi per fare la telecronaca, ma davvero fino alla sirena può succedere letteralmente di tutto. Coronini, Di Rocco, Perez, Norbeto, Varga, il quintetto per Di Rocco per questi ultimi 7 secondi. Mabor, Digno, Cusenza, Giannini e delle Cave per la Fortitudo che perde palla, un secondo, la butta per aria Varga, il pallone va lontano dal canestro, si chiude il secondo quarto, 34 a 36, squadre all'intervallo lungo con soli due punti di differenza. Ragazzi, non cambiate canale perché tra un po' inizia il terzo quarto e il primo dei due capitoli
che chiuderanno questa partita, la terza giornata di ritorno di questo fantastico campionato. Ci vediamo tra pochissimo sempre qui al Pala Fabiani. Mancano meno di 30 secondi all'inizio del terzo quarto di questa partita. Davide Guzzardi in cuffia, Tiziana Palombi alle riprese. Vi stiamo raccontando la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold del Lazio. Il meta è sotto 34 a 36 contro la Fortitudo Roma, squadra sesta in classifica. Il meta è secondo, era secondo comunque prima dell'inizio delle partite di questa settimana, per riprendersi dopo due sconfitte consecutive e ristabilire soprattutto l'inviolabilità del Pala Fabiani. Primo quarto che non è andato bene, anzi, per la formazione di casa che si è trovata sotto a un certo punto anche di 11 punti, ha ricucito lo strappo in modo radicale soprattutto nel secondo quarto, dove si era portata anche in vantaggio. La Fortitudo però è rimasta in partita, 22 a 16 in favore della squadra di casa. Si è chiuso il secondo quarto, mentre qui Perez cancella il tentativo di Gianni, metta subito dall'altra parte. Perez sotto canestro per Rodriguez, Coronini, bene ancora per Perez, due punti con calma e ragionando questi di Perez, ma da parte di tutta la squadra che praticamente ha toccato il pallone con tutti i suoi effettivi. Rientrato in campo Porfido, mentre qui Perez prova a rubare un altro pallone, ci riesce per metà, nel senso che il pallone poi esce dal perimetro di gioco e torna in favore degli uomini maglia nera. Però stanno subendo il pressing fortissimo del meta. Ancora Porfido che si oppone, consente a Perez di recuperare un altro pallone. Eccolo Porfido, prende subito il pallone tra le mani e la tripla rientra in campo nell'unico modo che conosce Alessandro Porfido, cioè scagliando una tripla che infrange la retina. 5 punti in niente per il meta in questo inizio di terzo quarto. Prova a rispondere la Fortitudo, secondo ferro pescato nel tiro da 3 da Giannini, e poi arriva il fallo del numero 9, se non ho visto male, potrei aver visto male in effetti, perché non si è alzata paletta di rimessa semplicemente per il meta. Coronini e si perde il pallone che esce fuori, un possesso pieno di vantaggio comunque per il meta in questo inizio di terzo quarto. Ha voluto subito rimettere le cose a posto la squadra di Rocco e c'è riuscita. Adesso però attenzione al rientro della Fortitudo, si è fatto male Coronini che zoppica, non vedo però nessuno, si occupa dei cambi. Coronini accentua un problema al ginocchio destro. Intanto si va dall'altra parte, proprio Coronini per Norbedo che rinuncia al tiro, preferiscono far girare il pallone ai giocatori di Di Rocco. Porfido ancora per Coronini, finta di tiro e si entra dentro. Perez dalla linea del tiro libero prende il primo ferro, Fortitudo dall'altra parte. Cusenza per Gianni che da 3, solo rete. I primi punti di Gianni hanno un certo stile in questa partita. Rodriguez, Perez, parità quota 39, Perez si gira, il tiro viene sporcato dal ferro riconquistato dalla squadra ospite. Cusenza per Giannini, anzi scusate, per Barraco, anche il suo tiro però incontra il ferro. Rimbalzo con questo da Perez, perfezionato da Coronini che sembra essersi ripreso.
Rodriguez, sfortunato qui il pallone, i carambola addosso e finisce oltre il perimetro di gioco. Parità quota 39-7-13 sul cronometro del terzo quarto. Fortitudo in possesso per cercare di riportare il becco avanti. Gianni davanti lì, Norvedo in qualche modo trova Digno, eccolo Giannini, fuori per Gianni, la stoppata ancora di Perez, la seconda in questo terzo quarto. Porfido se ne va, dentro per Perez, tutto perfetto, così come la conclusione in appoggio di Perez. Se entra in partita anche il numero 17, è un bel vedere per la squadra di coach Di Rocco. Cusenza, Rodriguez prova a metterci la mano, riceve comunque in qualche modo Barracco, la palla fuori per Gianni, stavolta la tripla incontra il ferro. Colonini al rimbalzo, Norvedo che si muove con lui, Colonini cerca la separazione, la trova con un contatto e va a segnare altri due punti per lui, sono i punti numero 12 e 13 della sua partita. Il miglior marcatore fino a questo momento è Giannini con 14, si avvicina quindi Colonini, mentre Perez commette fallo su Cusenza. Cronometro che si ferma a 6 minuti e 2 secondi. Secondo fallo per Perez, primo fallo di questo terzo quarto. E rientra Irlanda, uscito prestissimo dalla partita per aver raggiunto 3 falli già praticamente a metà del primo quarto. Riceve proprio lui, lascia a Barracco che sbaglia un tiro dalla media distanza senza opposizione e senza ritmo. Coronini, Norvedo, ancora Coronini nell'angolo per Rodriguez che controlla la distanza, lascia andare il tiro da 3, Perez al rimbalzo corto, fuori per Porfido che tira da casa sua. Ferro, Rodriguez è il più lesto di tutti, il capitano, punti numero 7 e 8 della partita di Pablo Ariel Rodriguez, 45 a 39 il punteggio. Formia che cerca di mettere la zampata in questo terzo quarto, palla fuori per il tiro il fischio dell'arbitro, il fallo però non ho ben capito di chi è stato, forse del numero 18, intanto ci sono cambi per la Fortitudo. Secondo fallo, se si tratta di Giacomo Barracco mi trovo con la decisione dell'arbitro. Norvedo, Coronini esce dai blocchi, prova, pensa al tiro, tabellone, ferro e rimbalzo preso dalla Fortitudo. Irlanda a lottare con Norvedo, lo scambio con Digno. Sosca per Giannini che perde palla, Porfido però è solo, arrivano adesso Coronini e Norvedo, eccolo Coronini. Ci pensa, ci ripensa, alla fine si fa stoppare da Ghirlanda. Occasione persa per il meta di dare un pugno importante alla partita. Barracco prova a metterci la mano, Rodriguez, alla fine ce la mette Porfido sul passaggio diretto a Zosca. Coronini, il blocco di Perez, Coronini trova Porfido, trova la linea di penetrazione, la palla messa fuori, riconquistata da Norvedo. Rodriguez al tempo, spazio, prende la mira, tira ancora una volta però la sua tripla, finisce fuori bersaglio. Oggi non ne vuole sapere di entrare da 3, il pallone per Rodriguez. Zosca sbatte su Perez, lascia andare per aria un pallone che non ha nessun senso di esistere. Famolo strano e lo fa strano Zosca, 2 punti per lui, 45 a 41 il punteggio,
due possessi di vantaggio per il Formia. Porfido poi lascia andare un lob dolcissimo a rimettere le distanze, 6 punti, due possessi pieni adesso di vantaggio per la squadra di casa. Zosca ancora un pallone improbabile, poi lo ritrova sul rimbalzo ma aveva i piedi sulla linea, l'arbitro l'ha visto, rimessa per il meta. Perez a parlare col direttore di gara, ricordiamo gli arbitri sono Alessio Paccarier e Luca Pastore. Alessio Paccarier di Cerveteri, De Luca Pastore è di Marino, entrambi in provincia di Roma. Norbedo, Porfido da tre, il primo ferro, la palla che rimbalza sul canestro ma catturata poi dagli uomini in maglia nera. Norbedo scippa il pallone a Digno e si invola a canestro, 2 punti tutti suoi, che sono i punti numeri 6 e 7 della sua partita, ma soprattutto che portano il punteggio sul 49 a 41. E c'è il fallo qui di Perez, si arrabbia in maniera abbastanza visibile, cambia da una parte e dall'altra, rientra Mannarelli per il meta, presumibilmente proprio per Perez che raggiunge il terzo fallo, che si è andato a sedere anche Digno per far entrare Francesco Martinelli. Costituto in possesso, Barracco, Giannini, Zosca, sfida Colonini, poi lascia fuori la tripla sbagliata però da Ghirlanda. Norbedo, Coronini, si muove Mannarelli, tutti dentro a fare densità, poi fuori Mannarelli, la rimessa è per il meta, time out. Gioco che si ferma, gli applausi del Pala Fabiani, 2 minuti tondi tondi a chiudere, per chiudere il terzo quarto e per andare insieme alla volata finale di questa partita. 49 a 41 il punteggio meta, con il massimo vantaggio ottenuto in questa gara di 8 punti. Non solo ha ricucito lo strappo, ma ha trovato anche modo, maniera e voglia, carattere per mettere il naso avanti in maniera abbastanza determinata. 6 secondi avrà a disposizione per chiudere l'azione. La prossima gara, approfittando di questa piccola interruzione dal gioco, il Formia andrà a far visita al San Paolo Ostiense in uno scontro di vertice. San Paolo Ostiense terza bocce ferme di questa giornata. La Fortitudo torna tra le mura amiche ad ospitare il Sora. Vedremo se alla fine di questa gara la Fortitudo sarà riuscita ad allungare a 2 la striscia di vittorie consecutive, o se il meta riuscirà a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive con il ritorno al Pala Fabiani dopo 3 trasferte, la prima vittoriosa contro lo Smith Roma, poi 3 sconfitte contro Alfa Omega e Anzio. Coronini lascia andare per aria un pallone improbabile, Norbedo lotta, fa la guerra, riconquista il pallone, extra possesso per i uomini in maglia bianca. Mannarelli, una mezza idea che non diventa intera, sceglie la penetrazione, va a segno, subisce il fallo e, come dice il vate del commento di questo sport, Andrea Lunetta per il tiro libero supplementare. Il fallo di Zosca con Mannarelli che segna 2 punti e va in lunetta. Libero convertito, gioco da 3 punti, messo a segno da Mannarelli, 52 a 41, dopo essere stata sotto di 11 punti
Il Meta per la prima volta in questa gara è avanti di 11 punti sulla Fortitudo, mentre è uscito Norbedo, è entrato Di Rocco in campo per il Meta con proprio Mannarelli, Porfido, Rodriguez e Coronini. Sosca, pallone dalle sue mani, esce cortissimo, batte sul primo ferro e presumo che al suo posto stia per entrare delle cave. Rodriguez con tutta la calma del mondo, 10 secondi al termine dell'azione. Porfido, Coronini, si gira Coronini, cerca una linea di penetrazione, non la trova. Porfido allora quasi da metà campo, la palla scheggia il ferro, Di Rocco la mette nelle mani di Mannarelli che però non è pronto, vicino a lui recupera palla Martinelli per Giannini, il tiro da tre sbagliato completamente, non prende neanche il ferro. Mentre si ferma il gioco, perché credo che atterrando Giannini abbia preso il piede di Porfido che lamenta dolore alla caviglia sinistra. Attenzione perché ne vediamo di infortuni causati da situazioni del genere sia in questo sport che nel volley, quando due giocatori scendono da rete. Porfido va a parlare con Polidori, sembra essersi la presa con quel Giannini, adesso al di là dell'entità dell'infortunio Porfido continua a cercare di spiegarsi. Coronini, eccolo proprio Porfido che riceve, davanti a lui proprio Giannini. Rodriguez, gioco di gambe di Rodriguez, poi prova un canestro difficilissimo che non entra. Continua a mancare l'attacco alla giugulare della partita, il Meta. 28 secondi alla fine di questo terzo quarto. Delle cave, subisce il fallo di Rodriguez. Ho perplesso il numero 10 del Meta. Delle cave, che lui prova un tiro difficilissimo. Porfido al rimbalzo, ultima azione di questa partita. Porfido all'arresto, tiro secondo ferro, rimbalzo preso dalla Fortitudo, ma non c'è più tempo. Si chiude il terzo quarto, ci prepariamo all'ultimo atto di questa partita con il Meta avanti di 11 punti, 52-41. Restate qui perché fino alla fine, e ve lo possiamo assicurare, ci sarà da divertirsi. Ci vediamo tra poco per il quarto quarto. E rieccoci qui, tutto pronto quasi per il quarto quarto di Meta Formia Fortitudo Roma, con un terzo quarto da 18-5. Il Meta si è portata prepotentemente avanti, 11 punti di distanza in questo 52-41, che ha visto nel terzo quarto andare a segno ben 6 giocatori per il Meta, solo 2 per la Fortitudo Roma. Coronini 13 punti e Porfido 10, i due migliori marcatori della squadra di casa. Si è fermato invece a 14 Giannini con gli 11 punti di Barracco. Nessuno dei due è andato a segno però nel terzo quarto. È iniziato l'ultimo capitolo di questa storia di basket. Porfido lascia andare il lob, attenzione perché c'è l'interferenza a canestro di Barracco. Due punti quindi per il Meta, io le segnerei per vedere di statistica a Porfido, dopo l'autore del tiro. Martinelli cerca e trova, credo, il fallo di Mannarelli.
finisce giù qui Giannini, non c'è fallo. Coronini però rallenta la corsa di Rocco. Porfido ci pensa su, poi sceglie di nuovo di Rocco. Mannarelli fa girare il pallone e il meta. Rodriguez esce dai blocchi, poi rientra in area. Stavolta esce Coronini, di Rocco lo serve, ha spazio Coronini per entrare. Sceglie ancora fuori Porfido che va da tre, il ferro. Rodriguez la ributta fuori. Coronini sotto canestro per Mannarelli che tutto solo va ad appoggiare i due punti. Il meta ha messo la marcia e sta viaggiando. Adesso 56 a 41 il punteggio. Barraco dentro, sporca il pallone Coronini e Mannarelli lo recupera. Rodriguez, buio pesto in casa Fortitudo in questo momento. Meta che ha messo le marce alte, sta allungando in salita. Porfido da tre! Ed eccolo qua! La tripla di Porfido che sente l'odore del sangue e va a mettere la zannata vincente. 59 a 41, 18 punti di vantaggio. E attenzione perché questi tre punti di Porfido possono essere il colpo del KO. Saggiamente chiama il time out. Marco Polidori deve interrompere il gioco, deve interrompere l'emorragia della sua Fortitudo. Vedremo come usciranno dal time out le due squadre, ma il meta con questo avvio di quarto quarto, siamo 7 a 0. Quando sono passati in realtà una manciata di secondi, mancano 8 minuti e 26 secondi alla fine, quindi poco più di un minuto e mezzo se n'è andato. Tanto è bastato al meta per mettere in difficoltà la Fortitudo, mentre è entrato Andrea Mabor. Terreno di gioco ancora secco, il numero 0. Barraco per Ghirlanda, si va ancora da Giannini che prova da tre, secondo ferro al rimbalzo proprio Mabor che però pasticcia col pallone. La palla esce ed è in possesso del meta. Canta il pubblico del Palafabbiani, rendendo difficile anche ascoltare quello che dico in cuffia nonostante il ritorno del microfono. Porfido finta il tiro, sceglie Coronini da due, la soluzione dalla medio-lunga distanza e due punti di Coronini che tocca quota 15, così come Porfido se contiamo anche quei due punti con l'interferenza a canestro, ma soprattutto allunga il meta. Mabor lotta e combatte, il fallo è di Mannarelli. Dovrebbe essere terzo fallo, sì, quindi confermato. Io aspetto sempre la conferma dal tavolo. Barraco ancora il secondo ferro, al rimbalzo arriva Giannini che va a segnare due punti e andrà in lunetta per il libero supplementare. Il fallo di Coronini, tornato a segnare la squadra ospite che era pericolosamente ferma. Va a sedersi di Rocco per far entrare Perez, non vuole lasciare niente al caso coach di Rocco. Giannini converte il libero supplementare, 61 a 44. Rodriguez, Coronini, Porfido. Ancora per Coronini, si ferma, lascia fuori a Mannarelli che ha spazio per tentare la conclusione da tre. Secondo ferro, rimbalzo lungo catturato da Rodriguez. Coronini, Coronini ancora però al rimbalzo. Perez a mettere nelle mani di Porfido che si affida a Coronini, dentro per Mannarelli che si gira e subisce la stoppata di Mabor e poi commette fallo. Viaggiano i falli di Mannarelli che arriva a quota 4.
ma soprattutto Formia che raggiunge il limite. Quindi dalla prossima la Fortitudo andrà in lunetta. Barraco, penetrazione stoppata di Perez che lo schiaccia al tabellone. Coronini, fuori per Rodriguez, Porfido, non sarei sentita, i tentativi di tiro da tre, Rodriguez, Coronini, Porfido da fuori e la tripla di Alessandro Porfido nel momento di massimo drama di questa partita, a più 20 il meta, 64-44, canestro che è diventato una vasca per Porfido quando tira dalla sua mattonella. Pallone va a finire sulla faccia di Perez che in un modo o nell'altro è sempre lui a stoppare le azioni d'attacco della Fortitudo, mentre Rodriguez in contropiede, due punti facili facili, 66-44, il divario si sta facendo larghissimo, si è fatto larghissimo con 5, poco più di 30 da giocare per andare alla chiusura di questa gara. E tiro da tre per cercare di rientrare in partita di Giannini, nessuno al rimbalzo del meta, palla che resta tra le mani degli uomini della Fortitudo. Barracco per Mabor, ancora pasticcia col pallone, riesce a prenderla poi Giannini che ancora una volta mette a segno e ancora una volta andrà in lunetta. Se non ho visto male dovrebbe essere andata così la faccenda, ma io spesso e volentieri sbaglio, perché questo è il bello della diretta. Sì, sono stati dati i due punti a Giannini che però non converte il libero. Norbedo, rientrando sul terreno di gioco, Porfido, Rodriguez, Mannarelli per Porfido, riceve, tira, stavolta però la tripla non entra. Giannini, Digno, la palla nell'angolo, la fine della rimessa è per il meta, non riesce Mabor a incidere in questa partita. Un'altra palla persa per la Fortitudo quando il gioco coinvolge il numero 0, fino adesso andrà sempre così. Norbedo lascia Mannarelli, Porfido, Mannarelli, Norbedo, Porfido, Norbedo, Rodriguez, viaggia veloce la palla, Mannarelli per Norbedo che ha qualche difficoltà e se la perde, la riconquista Ghirlanda che subisce il fallo. Fallo, quinto fallo, quindi commesso credo da Perez che sta parlando con gli arbitri, anzi no, è un secondo fallo, quindi non era Perez. Vabbè, intanto Matteo Ghirlanda in lunetta, sbaglia però il libero sconsolato, il numero 12. Il secondo con parecchie difficoltà ma entra. Lo stesso per la Fortitudo, 66-47 il punteggio, 4 minuti e 17 secondi alla fine. Mabor, palleggio del numero 0, lascia poi nelle mani ancora di Ghirlanda, si gira, cerca, attacca il ferro, Mabor al rimbalzo, lotta, segna due punti che però non sono validi, c'è il fallo di Di Rocco.
Possibilità quindi dalla lunetta per Andrea Mabor, tut PR. Errore però dalla lunetta. Secondo esce cortissimo, 0 su 2, partita da dimenticare quella di Mabor. Norbedo. Di Rocco. Rodriguez ancora per Norbedo. Fortitudo che raccoglie il rimbalzo. Palla che arriva nelle mani di Barracco, si gira, tiro e due punti per Barracco. Non molla la Fortitudo però questa partita. Rodriguez, Porfido, l'errore che può commettere il Meta, che non deve commettere il Meta, quello di pensare che la partita sia finita. E ma tranquilli, perché ci pensa Porfido, che lascia andare un'altra bomba, con cui cancella le speranze di rimonta della Fortitudo, almeno fino a questo momento. La palla arriva nelle mani del numero 16 e quando tira dall'arco, non dico sempre ma spesso, il risultato è questo, cioè che Formia torna sul più 20, 69 a 49 con 3:10 da giocare. Formia che può cominciare anche a vedere lo striscione del traguardo. 3 minuti sono tantissimi in questo sport, anche 10 secondi volendo sono tantissimi in questo sport, quindi attenzione, chiaro, fino alla fine per gli uomini di Rocco, speranza fino alla fine per quelli di Polidori. La partita non è finita e la Fortitudo deve sperare anche in un appagamento da parte degli uomini della squadra di casa per crearsi la possibilità di rimontare in questo finale. Ultimi 3 minuti e 10 secondi di questa partita. Fortitudo che avanza con Ghirlanda per Barracco. Finta di consegna per Giannini, però poi Barracco va a sbattere contro la difesa del Meta, che attacca adesso con Norbedo. Si torna da Di Rocco, Coronini, Di Rocco, Porfido per Perez, fuori per Norbedo, si libera Coronini, lascia a Porfido che voleva il tiro da tre, alla fine arriva con molte difficoltà, intercettato, stoppato e contropiede della Fortitudo. Giannini, ma ancora Porfido, una parata su questo passaggio di Giannini. Di Rocco, Porfido chiuso da due, va da Perez che addirittura tenta da tre, secondo ferro, rimbalzo preso da Mabor. Digno per Barracco, ancora Digno, ci pensa su Barracco, alla fine sono altri due punti per lui. Pronto a entrare Varga al posto di Porfido, applausi a scena aperta per Alessandro Porfido, miglior marcatore penso anche di questa partita. Oltre che essere il miglior marcatore in generale per il Meta. Perez non riesce, poi Coronini si avventa sul pallone, il fallo di Mabor sul numero 8 che stava volando a canestro e mettere a segno altri due punti per la sua partita. Dovrà provare a farlo dalla lunetta. Coronini fermo a 15. Toccato quota 21 Porfido invece.
per andare a segno Giannini. 70-53, un minuto e 10 secondi alla fine. Colmec adesso si vede lo striscione del traguardo. Varga sbaglia questo lob. Giannini, la palla gira, finisce a Barraco. Ancora questo palleggio, arresto e tiro in arretramento. Stavolta sbaglia però. Torna in possesso il numero 18. La mette fuori, il pallone arriva in qualche modo a Giannini che ci prova da tre. La tripla di Giannini. 70-56. 30 secondi alla fine della partita. Difficile che recuperi 14 punti da Fortitudo a questo punto. Coronini, palleggio, arresto e tiro da tre. E vabbè, a questo punto sì, a questo punto possiamo dire game, set and match per il Metaformia, che sul punteggio di 73-56, mentre Giannini fa morire la partita palleggiando, conquista la vittoria vendicando la sconfitta dell'andata e interrompe la striscia di due sconfitte consecutive, ritornando alla vittoria, alla settima in casa su 8 partite. La legge del Palafabiani si conferma anche con una formazione di assoluto rispetto come la Fortitudo, una formazione che è riuscita a mettere in seria difficoltà il Meta per lunga parte della partita, finché la squadra di casa non è riuscita a scavare il solco nel terzo e penultimo quarto. 73-56, una super partita di Porfido che si è innescato nel secondo quarto per poi dilagare nel terzo e nel quarto, chiaramente nell'ultimo quarto, con ben tre triple e un tiro da due. Cercato di rispondere Giannini, non ho completato il conto dei canestri, quindi non so il confronto in questo momento chi l'ha vinto. Dovrebbe averlo vinto Giannini, 24-21. Vabbè, questi però sono numeri che piacciono solamente agli statistici. Quello che possiamo dire noi è che è conclusa la partita, è stata una grande serata di basket, il Meta torna alla vittoria in casa e non poteva sperare di meglio. Per quanto riguarda la cronaca di Metaformia Fortitudo Roma è tutto, da Davide Guzzardi e Tiziana Palombi un ringraziamento e un saluto, vi raccomandiamo di restare sempre qui con noi per le interviste del post partita e poi sempre qui per tutti gli appuntamenti, sempre con noi su Telegolfo. Io innanzitutto posso dire che sono felice perché almeno stavolta hanno evitato di mandarmi i batussi, quindi mi sento un po' meno puffo. Siamo con Norbedo e Mannarelli, finita una partita intensa che ha visto un po' il solito Meta, dalle due facce quasi assente nella prima parte del primo quarto, ma poi è suonata la sveglia, è suonata la carica e alla fine vi siete andati con una vittoria meritata, con un punteggio anche abbastanza largo. Sì, secondo me questa è stata una delle partite più costanti che abbiamo fatto, cioè nell'arco dei 40 minuti, cioè, siamo sempre rimasti sul pezzo, siamo partiti un po' così, ma perché venivamo anche da un periodo difficile e non ci siamo potuti allenare tanto anche a causa dei malanni e poi anche visto le due partite precedenti eravamo un po' timorosi, però poi cioè noi sappiamo quanto valiamo e ci siamo concentrati di più e abbiamo pensato a fare una cosa dopo l'altra senza guardare il risultato roba del genere. Uno strappo ricucito che si è cominciato a ricucire già nel primo quarto, quando a un certo punto è entrato questo signore alla mia destra, diciamo che hai suonato praticamente la carica a un certo punto, soprattutto con degli interventi difensivi più che con delle conclusioni, che forse era quello che viene mancato un po' all'inizio della partita.
alla fine sono entrato, abbiamo fatto quello che avevamo previsto durante la settimana, difesa forte, costanza, e ce la siamo cavata, siamo riusciti a tornare in partita e abbiamo dimostrato che siamo una squadra che vale e ce la possiamo giocare con tutti. La possiamo giocare con tutti, ma soprattutto in casa. Questa è la settima partita su 8 giocate qui alla Pala Fabiani. Avete sofferto un pochino il mal di trasferta in queste ultime gare, addirittura 3 consecutive giocate fuori e 2 sconfitte consecutive e finalmente interrotta questa striscia. Quando si ritorna in casa, quanto è importante giocare e vincere qui? È molto importante e lo sarà anche nei playoff. Adesso che siamo tornati a vincere e lo abbiamo fatto sul nostro parquet, questo ci dà senz'altro sicurezza e possiamo affrontare le prossime settimane con più tranquillità, anche perché questa era una squadra quotata, però noi abbiamo fatto una partita solida e l'abbiamo portata a casa molto bene. Una partita solida, e c'è una cosa che ci siamo trovati spesso a commentare qui, è stata la difficoltà della squadra come si dice, a zannare la giugulare della partita, cioè quando si comincia a creare un certo distacco magari mancava il colpo del KO. Questa è una cosa che invece oggi assolutamente abbiamo visto, è arrivato anche a un certo punto il punteggio andare oltre i 20 punti di scarto. Che poi vabbè, quando capita Porfido in giornate così, dove a un certo punto il canestro sembra una vasca, è anche tutto un po' più semplice. Giusto. Siamo tornati in partita, abbiamo fatto quello che potevamo fare, ci siamo impegnati al massimo, perché questo qua è uno dei nostri punti deboli. Purtroppo non riusciamo mai a staccare la partita con un parziale abbastanza dilatato, ma oggi ci siamo trovati e ci siamo riusciti. Andando a parlare invece della prossima, perché c'è ancora da giocare, questa era solo la terza di ritorno e la prossima c'è un incontro di cartello, insomma. Io ricontrollo un attimo il foglio per non dire cretinaggini, con San Paolo Ostiense, la squadra terza in classifica, ci si gioca i posti di testa, credo che sia una partita fondamentale, si torna di nuovo a giocare fuori. Cosa fare per far cambiare l'andamento in trasferta avuto finora, soprattutto viste le ultime partite? Ma la cosa più importante è lavorare bene in settimana, allenarci bene con continuità. E poi la domenica è lo specchio di come ti alleni durante la settimana, perciò secondo me non bisogna fare magie o robe particolari, bisogna semplicemente lavorare. Per quanto riguarda invece, così chiudiamo l'intervista con lo sguardo proprio magari alla fine del campionato, sì che manca ancora tutto un girone di ritorno, mentre qui i piccoli si avvicinano, è anche una cosa bella, non mi dispiace che Tiziano se ne è persi, che sarebbe stato anche carino inquadrare. Se è il tipo di campionato che volevate fare, questa è una domanda che facciamo praticamente tutte le settimane, quindi sarete anche stanchi di sentirla, però comunque siete a ridosso della prima posizione, oggi serviva una risposta chiara che è arrivata anche a tutte le altre squadre di questo campionato, perché comunque affrontavate una squadra in salute che veniva da una vittoria anche importante, adesso si va a sfidare una squadra di quelle che come voi cercano di ottenere un posto nei playoff. Che segnale volete dare da qui alla fine di questa stagione? Noi siamo contentissimi delle prestazioni che stiamo portando, che stiamo dando, e non desideriamo altro, ci stiamo allenando e vogliamo continuare così fino alla fine. Siamo con coach Di Rocco, la partita mi ha fatto venire magari qualche brivido all'inizio del primo quarto, però poi vedere questo scarto alla fine è una gran bella soddisfazione. Penso di sì, penso che dobbiamo avere le capacità valutative per analizzare questa serata. Credo che noi abbiamo fatto una buona serata di basket, avevamo una squadra sesta in classifica, una squadra ben allenata, una squadra con giocatori come Barraco, Giannini, Cusenza e delle Cave, che sono gli ultimi arrivi per la Fortitudo, che erano impegnativi da affrontare, quindi venivamo anche da 2 sconfitte, quindi credo che io posso essere, mi devo ritenere soddisfatto, siamo tutti soddisfatti da una buona gara, complessivamente abbiamo giocato, li abbiamo tenuti, aiutami a ricordare, è finita a 50, a 59 forse, a 50, 73 a 56, è finita a 56, quindi oggi soprattutto in difesa abbiamo offerto una prestazione robusta, volitiva, con grande
assetto difensivo, hanno avuto tutti voglia di difendere, hanno usato il corpo, le braccia, l'attenzione. Diciamo che abbiamo fatto la prima parte sicuramente un po' più grigia, però poi abbiamo messo a posto le cose e credo che abbiamo fatto una buona partita. Io sono contento della prestazione e del risultato. Penso che sia stato importante con quel segnale dei suoi ragazzi, perché nel primo quarto siete arrivati arrivare di 11 punti sotto, poi è suonato qualcosa, è suonata la sveglia e già nel primo quarto avete cominciato a ricucire lo strappo, arrivando poi alla fine del secondo con le distanze ridotte al minimo e poi avete sostanzialmente dilagato negli altri due. Sì, direi che poi al di là di questa riflessione che hai fatto tu, e cioè che nel primo quarto loro erano, è vero, sì, col punteggio avanti anche in doppia cifra, però l'inerzia mentale dell'incontro non lo avevano nelle loro mani, era solo una differenza aritmetica. Invece poi, come hai detto tu, a metà partita noi abbiamo dilatato sia la differenza aritmetica che il controllo delle operazioni mentali e di ritmo soprattutto, e quindi la partita è stata in cassaforte, direi saldamente nelle nostre mani. Non credo che nel terzo e nel quarto loro abbiano dato segnali di poter rimettere il muso avanti e di ribaltare la questione, ecco. Abbiamo infatti anche dati dei parziali da un quarto e l'altro, effettivamente a un certo punto non c'è stata quasi più storia. Parlavamo prima con i suoi ragazzi che oggi c'è stato anche quel qualcosa che magari è mancato in altre partite, cioè quella voglia di chiudere il discorso dando dei segnali importanti, come può essere magari una tripla per Porfido. A un certo punto il canestro si è allargato in modo innaturale, però penso che il dato più significativo sia stato, come ha già detto lei, l'attenzione difensiva. Abbiamo visto un'enorme quantità di palle recuperate, sia recuperando la transizione difensiva, sia intercettando canestri sotto canestro e con delle stoppate di Perez, alcune anche abbastanza da fotografia. Sì, siamo stati diciamo insieme in difesa, abbiamo avuto diciamo il giusto assetto negli spazi, nei modi e nei tempi, i posizionamenti giusti, e abbiamo avuto soprattutto un'efficienza, un'energia, abbiamo usato molto bene le braccia, e quindi loro hanno avuto a un certo momento come se la saracinesca fosse chiusa, e pertanto il canestro non lo riuscivano più a vedere con facilità. Anche nelle situazioni in cui ricacciavano la palla fuori dopo che l'avevano data internamente all'aria, noi siamo stati bravi nel correre e fare i close out con i giusti modi e tempi, mettendoci il corpo e le braccia, e lì abbiamo sporcato tantissimo le chiusure, le percentuali, e loro lì forse l'hanno un po' lasciata definitivamente la partita, si sono disuniti anche mentalmente, perché oltre a quei quattro che io avevo citato, giocatori importanti, poi c'è da riconoscere che questo è un team fatto da giocatori giovani e comunque a questo livello, diciamo, quando affrontano squadre strutturate come la nostra magari fanno un attimo di difficoltà a livello esperienziale, si devono ancora, come dire, svezzare, smaliziare. Adesso per chiudere, uno sguardo alla prossima partita, si torna in trasferta contro il San Paolo Ostiense, c'è da cambiare ritmo anche in trasferta. Le ultime tre partite, prima di questa l'avete proprio giocate fuori casa, una vittoria e poi due sconfitte consecutive, è una partita di cartello. Cosa fare per cambiare ritmo in trasferta in una partita così importante? Ma sai, queste sono le partite che tutti amano giocare, perché c'è poco da motivare i propri giocatori, in quanto partite di cartello come sarà San Paolo Meta, tutti le vogliono giocare, di per sé stesso sono motivanti, e quindi i miei ragazzi sanno già che sarà una partita che li spronerà, li motiverà a prescindere, e quindi io avrò il lavoro facilitato da questo. Poi adesso ci godiamo questa vittoria, il secondo posto solitari, e poi da martedì cercheremo di preparare bene e, diciamo, cercheremo di impostare un piano gara efficiente per poter
affrontare e andare a giocare con personalità a Roma. Rinnovando i complimenti, ringraziamo Coach Drocco. Grazie.